Ciao, sono Matteo D'Alessandro. Questo è un video un po' diverso dal solito, nel quale parlerò di meno, ma vi mostrerò di più. Infatti, nello scorso video vi avevo promesso di farvi vedere alcuni scenari del gioco 2.5D al quale sto lavorando. Se non avete ancora visto quel video, andatelo a recuperare, dato che lì spiego quali sono le varie definizioni di 2.5D. Adesso andiamo al dunque. In realtà questo più che un gioco si tratta di una pre-pre-pre-alfa, talmente tanto che non ha neanche un nome definitivo. Per adesso è soltanto una dimostrazione di quello che si potrebbe fare. Bene, vi lascio al gioco. Questo stagno è l'ultima parte del progetto alla quale ho lavorato. È stato particolarmente difficile crearlo perché la prima volta creo una sorta di profondità al di sotto del giocatore. Questo stagno infatti è incavato nel terreno, per così dire. E inoltre il riflesso del ponte nello stagno è tridimensionale. Ovviamente per 3D io in questo caso non intendo mai un vero 3D, non intendo un modello 3D. Si tratta di una tecnica chiamata sprite stacking, che spiegherò meglio in un tutorial nel prossimo video. Quindi se non volete perdervelo, iscrivetevi e attivate la campanella. Queste ambientazioni qui, che nella mia mente erano una sorta di palude velenosa, sono un po' meno curate rispetto alle altre, infatti è tutto molto piatto rispetto alle altre zone. Questo perché sono aree a cui ho lavorato durante una game jam, ovvero una competizione nella quale bisogna creare un gioco entro un limite di tempo. Nel mio caso erano 48 ore, e quindi ovviamente non ho avuto abbastanza tempo per dedicarmi a rifinire in ogni dettaglio tutte le stanze. Attualmente in questo gioco non c'è un sistema di combattimento, ma l'idea generale è quella di creare una sorta di JRPG, anche se sarebbe molto complesso e richiederebbe una grandissima quantità di tempo di sviluppo. A proposito, il gioco che dicevo prima, quello della Game Jam, potete benissimo giocarci gratis, lascio il link in descrizione. Se volete invece acquistare il mio altro gioco, ovvero Project Pong su Steam, lascio il link anche di quello. Bene, il video finisce qui. Ciao!